Fiorello lo ha visto a pomeriggio 5 e lo ha voluto con sé al Sistina, così è nata la stella di Mimmo Foresta, strepitoso imitatore delle cantanti italiane. È l'ultima scoperta di Fiorello, in realtà lui l'ha visto in un programma di Canale 5, che è Pomeriggio 5, e l'ha voluto con lui sul palco, si chiama Mimmo Foresta ed è davvero uno strepitoso imitatore di voci femminili. Da Gianna Nannini a Loredana Bertè, da Ornella Vanoni ad Anna Oxa, Mimmo Foresta ha un talento unico, riesce ad imitare le voci femminili, soprattutto quelle delle interpreti della musica italiana. Con le sue imitazioni spopola sul web e ha conquistato addirittura Fiorello, che lo ha voluto nel suo spettacolo al Teatro Sistina. Che cosa ti ha detto Fiorello? Fiorello, beh, lui dopo mi ha visto da Barbara D'Urso, mi ha fatto chiamare e io ancora non ci credevo, perché è mai possibile. La Nannini, come dai? Non lo puoi fare da seduto, okay, così, almeno seduto. Ti, così almeno ti vedo, se no te la dedico così. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Direbbe poi la Vanoni. Aspetta, aspetta. No. Direbbe poi la Vanoni. Sì. Mi rifacevo la faccia e la bocca più in su. Poi arriva lei, fatti provo. Ah. Poi d'improvviso venivo dal pianeta infinito. Oh, oh, oh. E poi arriva lui così, direttamente da Cellino. E incominciavo a volare nel cielo infinito. E il pubblico dirà: volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare qua giù con te. Ah, subito sei entrato nel personaggio. Sì. Ma non mi hanno fatto là, nemmeno a Sanremo quest'anno. Ma perché? Non lo so. Prima a Sanremo andavano solo se eravamo colleghi. Oggi vanno solo se sono amici. Il programma, lo spettacolo va così. Mimmo, puoi venire un attimo? Puoi venire un secondo? Vieni, vieni qua. Un applauso sulla fiducia, anche se non lo conoscete. Buonasera. Si chiama, è un ragazzo, si chiama Mimmo Foresta, viene da? Cicciano. Orusta. Provincia di Napoli. Da Cicciano, aspetta, prende il mio microfono, eh? Allora, perché Mimmo Foresta, così si chiama? Mimmo Foresta è un artista a tutto tondo, perché fai, sì, anche lo scultore, no? Sì. Fai gli angioletti, sì, me ne hai regalati pure. Sì. Come ti senti a stare su Rai 1 per la prima volta? Fiore, innanzitutto volevo ringraziarti, no, di niente, cuore. No, non c'è bisogno. E poi per è un'emozione incredibile per me. Ma che state dicendo? Ehi, siamo tranquilli, lei, lei domani esce a Picello, lo so. Ho comprato. Allora, metti da questa parte. Alla destra del padre devi stare. Allora, questo ragazzo io l'ho scoperto per caso, devo dirlo, su Canale 5. Giusto. Nel programma di Barbara D'Urso. Sì. Io guardavo la televisione e dicevo, e ti vedo. E dico, ma questo è un fenomeno. Lì non se ne sono accorti, secondo me, un po'. Io me ne sono accorto. Vi spiego cosa fa lui. È riduttivo chiamarlo imitatore. Lui riesce a cantare, a fare le voci femminili delle cantanti italiane. Facciamo subito un esempio. Un'Anna Oxa, io ti aiuto, sì, okay, ti faccio l'inizio di, sì, Fausto Leali, okay, ti lascerò e poi tu parti, okay, Anna Oxa. Guardate amici, fidatevi. Come inizio? Ti lascerò crescere, ti lascerò scegliere, ti lascerò anche sbagliare, ti lascerò. Mimmo Foresta, Anoxa, vai, vai Mimmo. Ti lascerò decidere da chi sarà il più fiero, piuttosto che permettere di dirmi che sei stato. Lo faccio perché in te ho amato l'uomo, il suo coraggio, ha quella forza di cambiare per poi ricominciare. Quando avrai davanti agli occhi altri due occhi da guardare, il mio silenzio
lo sentirai gridare, ti lascerò credere, ti lascerò ridere, ti lascerò, ti lascerò. Mimmo Foresta, bravissimo, grazie. Una Gianna Nannini da urlo. Gianna Nannini, vai, vai. Amor che nulla hai dato al mondo, quando il tuo sguardo arriverà sarà il dolore di un crescendo, sarà come aver vivendo. Amor, grazie. Okay. Una cosa veloce, veloce, sì. Veloce, eh? Sì. Allora, la brunetta dei ricchi e poveri. Ricchi... Guarda la faccia, guarda la faccia. Attenzione, la faccia. La... Che confusione sarà perché ti amo. È un'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene, sarà perché ti amo. Signori, Mimmo Foresta, bravissimo. Fai una cosa, il saluto. Sì. Allora, mi fai, quando fai Laura Pausini, sì, che saluta il suo paese Solarolo, sì, alla fine di un concerto. Sentite. Grazie Solarolo, grazie di cuore. Grazie Fiore, grazie. Grazie immensamente. Grazie a tutti. Signori, per la prima volta su Rai 1, al più grande spettacolo dopo il weekend. Sei contento? Mimmo Foresta, adesso... Adesso lo conoscete, Mimmo Foresta. Grazie. Grazie. Passerella, passerella. Grande spettacolo, il più grande spettacolo.